Buonasera, benvenute, benvenuti, non va, così si sente? Ok, allora lo tengo più vicino. Mi fa molto piacere vedere la Sala Polonne così piena, così partecipata, ma del resto lo spettacolo che molti fra voi non hanno ancora visto, mi dicevate prima, quindi dobbiamo tenerci su un filo dico non dico, anzi io non, della trama non parlo proprio, lascio poi agli attori il compito di raccontare il loro personaggio fin quanto vorranno. E dicevo, non avevo dubbi perché lo spettacolo è davvero molto bello, molto uno spettacolo in cui abbiamo riso tanto ieri, non me lo aspettavo da Giovanni, non è così immediata come reazione, anzi. Vi ricordate l'annosa polemica tra Chekhov e Stanislavski, che Chekhov protestava, insomma, sempre, mi fai sempre la tragedia, io scrivo invece anche testi con dentro un'anima comica, un'anima da vaudeville, diceva, e in effetti questo Krista lo ha accolto in maniera molto decisa e con lei naturalmente tutti gli attori. Quindi abbiamo fatto delle risate veramente di grande, molto partecipate. Siamo tantissimi, quindi io riduco davvero le nostre parole, le mie parole a pochissime cose, ma voglio prima presentare questa bellissima compagnia. Comincio dal fondo, vedo Beatrice Vecchione che è Sonia, il personaggio di Sonia, poi c'è Franco Ravera Teieghin, Ivan Alovisio che è Astrov, Lucrezia Guidone, Elena, poi il Vania di Paolo Piero Bon, la regista Krista Zekei, più o meno, l'ho detto, più o meno, che è una presenza non nuova a Torino, abbiamo già visto l'anno scorso un suo bellissimo Casa di Bambola, anche quello con una peculiarità comica, anche lì non era facile far emergere il potenziale anche ridicolo, diciamo buffo delle situazioni zeniane, ma mi pare che sia una vena che Krista su cui sta lavorando, almeno da queste due cose che abbiamo potuto vedere sinora. Poi appunto Tamara che è nel gruppo dei dramaturg, oltre che nostra fondamentale mediatrice con Krista nella traduzione, Ivano Mare Scotti che è Serebriakov, anche il suo un Serebriakov molto particolare come sentiremo da lui, ce lo immaginiamo leggendolo ma anche vedendolo fare molto altisonante, invece ha lavorato su controtempi, su altri toni, mi ha affascinato molto. Poi abbiamo, scusami, mi sono dimenticata, Armin, che è sempre del gruppo dei dramaturg, e infine Ariella Raggio. Reggio. E dimenticavo Federica. E questa è la Reggio, mi scusi, e che è la madre Maria. Sì. La madre di Vania, e poi Federica Fabiani, che è Marina, che è un personaggio molto tenero, io lo amo moltissimo. Mi spiace che ti faccio... Sono arrivata tardi, scusatemi, sono persa per Torino, non sono della città, ho perso la strada. Ci siamo tutti, direi, appunto, vi dicevo di questo grande, questa sorpresa, decisa sorpresa di un Vania estremamente divertente. Le distanze che Krista mette sono anche dovute a delle soluzioni di spazio scenico, crea un filtro, una specie di serra, avrete visto le foto di scena, immagino, una sorta di acquario lo chiama nelle note di regia, che crea questa distanza che ci permette appunto di osservare da un punto esterno il loro gioco scenico, ma allo stesso tempo crea delle precise dinamiche di empatia, ci riconosciamo molto in quelle figure, anche grazie proprio al lavoro di adattamento di cui è autore Tamara, anche Armin,
che fanno una operazione che chiamarla di attualizzazione è un po' riduttivo. Spostano verso la contemporaneità i dati del testo, quindi ci sono molti elementi legati al nostro mondo, cioè la tecnologia del nostro tempo, eccetera. E riescono quindi a creare uno spettacolo che ha un doppio passo, un passo della distanza del osservare, quindi giudicare e ridere di quello che vediamo, e il passo poi invece della partecipazione, della vibrazione, che noi entriamo in vibrazione con questi personaggi, sono speculari, davvero ci sono delle dinamiche di grande riconoscimento nelle loro dinamiche. Ma io partirei magari proprio da Krista, a cui vorrei fare una domanda, insomma, un po' ampia, un po' generale, di panoramica rispetto al tuo lavoro. C'è sempre un motivo per fare Ziovania, perché è un testo meraviglioso, quindi le ragioni sono comprensibili, ma ecco, come lo leggi, come lo hai letto quando hai cominciato a lavorarci, quale tipo di percorsi, di sollecitazioni ti ha... Sì, quello è, funziona. Hello everyone. Hát azért ez egy különleges helyzet volt, mert egy meghívásom volt ebbe a színházba. Questa era una situazione un po' particolare perché ho ricevuto questo invito in questo teatro. És ez egy dolog, hogy az ember, ha így, én Budapesten egy társulattal dolgozom. A Budapest io lavoro con una compagnia fissa. És ott egészen más, hogy ismerem a színészeket, és az nem csak, tehát az egy nagyon önkényes dolog, ha egy rendező csak saját maga miatt választ szöveget, szerintem. Lì lavoro con attori che conosco bene, ed è una cosa molto arbitraria, se un regista sceglie un testo solo per se stesso. Mert egy színházi előadásnak azért egy igen fontos, vagy talán a legfontosabb tartozik a színész. Perché un elemento fondamentale di uno spettacolo teatrale è l'attore. És amikor a színház felkért engem erre a munkára. E quando questo teatro mi ha invitato per fare questo lavoro, questa regia qua. Akkor a Paolo neve azonnal jött. Si è emerso subito il nome di Paolo Pierobon. És onnantól kezdve, amennyire én őt be tudtam mérni, ami úgyhogy sosem dolgoztunk együtt, nem egy egyszerű dolog. Dal momento che io l'ho conosciuto, per quanto sono riuscita a conoscerlo, perché non abbiamo mai lavorato insieme. Olyan szöveget kezdtünk el keresni, ami lehetőleg neki is, és nekem is működhet. Abbiamo cominciato a cercare un testo che potesse funzionare sia per lui che per me. A Ványa bácsi története és az ott felmerülő problémák, azok olyan dolgok, ami azért egy olyan embert, aki rendezőnek áll, Il testo di Zio Vania e tutto quello di cui parla Zio Vania sono tutte cose che devono interessare un regista, qualsiasi regista. Quindi interessano anche me. E così è nata questa situazione in cui la nostra decisione poi era fare proprio Zio Vania. Venendo, ecco, al lavoro di drammaturgia, ci sono delle, cioè, dico una riscrittura, ma diverse parti sono abbastanza trasformate, ecco, come avete proceduto rispetto alla scrittura originaria e cosa vi interessava appunto mettere in valore? Forse Armin dovrebbe... Benissimo. Hogyan döntöttetek, úgyhogy bizonyos részeket eltértek. Vannak jobban eltértek, kevésbé eltértek. Elég rég dolgozunk a Krisztával együtt. De tanto tempo che lavoro con Krista?
És már több olyan eset volt, például a Nóra is, amit ő említett, ami egy átirat. Abbiamo già fatto tante riscritture o adattamenti, ad esempio Nora a casa di bambola che Federica ha menzionato. És alapvetően, hogyha nem írunk el egy darabot, akkor is elég sokat dolgozunk a szöveggel, tehát mindig egy saját szövegverziót hozunk létre, vagy fordítást, vagy átírást, vagy egy nagyon erős dramaturgiai verziót. Anche se non riscriviamo un testo o non creiamo un adattamento del tutto nuovo, facciamo sempre la nostra versione del testo, che può essere una nuova traduzione, comunque una versione propria. És itt a Ványánál elég egyértelmű volt, hogy maga a dramaturgiai szerkezet, vagy amilyen lábakon áll a darab, az jó, és hogy működőképes, tehát egy elég intenzív, feszes darab. E per quanto riguarda Zio Vania, abbiamo capito subito che la struttura può funzionare benissimo, cioè va bene, dramaturgicamente è un testo perfetto. De bizonyos elemei a történetnek, vagy ennek a közegnek, amiben játszódik, az csak áttételesen érthető ma. Elsősorban ilyen társadalmi vonatkozások, hogy nők hogyan viselkedhetnek, vagy mit jelent dolgozni, és értelmiséginek lenni. Tehát egy-két ponton ezt éreztük, hogy ennél érdemes közelíteni a valami mai valóság felé. Például a professzor egy jó példa erre. Comunque per quanto riguarda la storia ci sono alcuni elementi che sono già lontani dai concetti che conosciamo oggi, ad esempio la situazione delle donne o cosa significa lavorare o come la situazione degli intellettuali, che era molto diverso, tutto questo era molto diverso nei tempi di Cieco. Abbiamo avuto l'impressione di dover avvicinare un po' tutto questo alla realtà di oggi, anche varie questioni sociali. A professor az csak egy azért scusate, ho dimenticato di dire un buon esempio per questo è il professore. Ő fontos volt, ugye Szerebriakov eredetileg egy professzor, egy művészettörténet. Originariamente Szerebriakov è un professore di storia dell'arte. És hogy azt éreztük, hogy valami olyan foglalkozást kell találni neki, ami indokolja ezt az egész történetet. Tehát ma egyáltalán beszélhetetlenebb, hogy valaki, egy egész család, egy művészettörténet professzor, őrülten rajong. Volevamo trovare una professione con cui è più credibile questo fatto che una intera famiglia si impazzisce per questa persona. Cioè oggi è difficile pensare che per uno storico d'arte tutta una famiglia va pazzi. E così lui è diventato un regista di film. Cioè, intendo cose tipo queste quando parlo di questi elementi che abbiamo cambiato. Krista volt a Gyungyere Pensiena. Csak annyi, hogy minden esetben, amikor nekiállunk egy szövegnek, akkor az a szempont, hogy ne egy intellektuális, ne pusztán egy intellektuális élmény legyen a színházi élmény, hogy jaj, de szép szöveg ez Csehovtól, és hogy valamikor régen valahol valami történt valakikkel, ami nagyon nehéz lehetett nekik, hanem hogy beszélt nyelv legyen, és a történet minél közelebb kerüljön zsigeri szinten is a mai nézőhöz. Ogni volta quando cominciamo a lavorare su un testo, il nostro punto di vista più importante è che non sia soltanto un'esperienza intellettuale per il pubblico l'incontro con il testo, cioè non vogliamo che il pubblico dica che bello questo testo di Cieco, ma che sia un incontro un po' più profondo, non solo intellettuale. E per questo vogliamo sempre avvicinare un po' la storia alle persone di oggi. E questa operazione che fanno di drammaturgia è molto efficace, perché non tocca quelli che sono i nuclei profondi poi del racconto, però fa appunto delle opportune, delle coerenti, ecco, all'interno del quadro, del percorso che ci propone la regista, delle opportune avvicinamenti alla nostra contemporaneità che ci permettono di cogliere in maniera ancora più sottile e più profonda poi quei valori un po' intemporali del testo, quei nuclei appunto di
quei nuclei energetici che hanno una, un valore insomma senza tempo. Solo una cosa che volevo aggiungere, certo. Questo è quello che hai appena detto. Csak hogy a szövegben nem annyira nagyon észrevehető az, hogy mondjuk a szerepi akkor nem professzor, hanem rendező, de az egész szövegnek teljesen más tempója van, mint a Csehov szövegének, és nagyon sokat számít a mai főnek, vagy a mai ember ritmusának, most akik sorozatokon, meg filmeken, meg nem tudom miken élünk, meg ennek a világnak a tempóján, tehát hogy a szöveg sokkal maibb ritmusban, che il fatto che Serebriakov invece di un professore è diventato un regista, questo è un esempio molto evidente, ma forse meno evidente che ha cambiato anche il ritmo del testo, cioè è molto più vicino ad un ritmo odierno, più percepibile per le persone di oggi che non so, crescono guardando le serie televisive, film eccetera, cioè anche nel ritmo c'è un cambiamento, nella dinamica c'è un cambiamento molto forte. Passerei la parola a Paolo, che è Paolo Piero Bon, Vania, che devo dire, appunto, senza raccontare troppo, però se mi passi l'espressione, mi ha affascinato, è un Vania un po' acrobatico, ha un modo di usare il corpo che mi ha affascinato tantissimo. Vania è verboso, parla tanto, è proprio la sua natura. Come gli dice sempre, gli dicono tutti a dire il vero, però come lui usa le potenzialità, anche questo aprendo delle occasioni di divertimento per noi che lo guardiamo, fa queste scivolate, si butta, o il suo grande monologo, quello del secondo atto, bellissimo, di notte avrei potuto sposarle eccetera, è fatto tutto anche quello quasi in una situazione, non dico da lazzo, però ci avviciniamo. Allora volevo chiederti appunto un po' se ci racconti un po' il tracciato, no? Vania ha molte variazioni interne, è un personaggio complessissimo come ben sapete, ma anche poi ha tutto questo lavoro sulle posture, sei spesso a terra, sei spesso puro, quindi se se hai voglia di farci un piccolo percorso dentro questa invenzione di un nuovo Vania. Buonasera a tutti, prima di tutto. Diciamo che il privilegio è il salto nel buio di lavorare con un regista straniero, è anche quello che un attore italiano, comunque un attore non della stessa nazionalità del regista che ti dirige, mi è già successo altre due volte nella mia carriera, non puoi barare, perché lui non conosce la tua lingua, però vede tutto il resto, quindi vede soprattutto il corpo, e lì non puoi mentire, perché lui c'è questa dogana praticamente del regista straniero che riesce ad avere un occhio molto particolare, una percezione molto particolare proprio sulla questione fisica dell'interpretazione. E a maggior ragione anche con Christ è successo questo. C'era una riscrittura, però tutta la sostanza, il contenuto e i passaggi interiori di Chekhov sono perfettamente rispettati, con tutte le variazioni che si sono dette prima. Procedendo in questo senso, anche per fisico intendo proprio il suono che esce poi dalle battute, non tanto il contenuto letterale, proprio il suono, quindi il suono dell'intenzione, anche quello ha la dogana del regista straniero. Chiaro questo, cioè, perché come si arrabbia un tedesco, come si arrabbia un italiano, come si arrabbia un russo, come c'è più o meno una comunanza di suoni, perlomeno. Poi magari le frasi possono durare di più nel caso, non so, di qualche giapponese, non lo so, però è sempre abbastanza evidente che debba passare una cosa senza troppo barare, con una certa trasparenza, in modo che venga restituita al pubblico con una certa sincerità. E poi la questione risate è un'altra cosa, perché non sono risate gag gratuite, come dire così al pubblico, dai adesso ridete, no, è proprio una cosa che passa attraverso un filtro
comunque di sofferenza, comunque di cose che... Scusate, io sento sempre Tamara, che tu sono 30 mesi che è andata, cioè 30 giorni che stiamo a questi livelli qua. Uno parla in italiano, lei traduce, lei dice una cosa, poi ne dice un'altra, è stato un allestimento misterioso alla fine. Tanto che volevo parlare in ungherese anch'io, era più facile. No, però, ecco, non so se ti ho risposto. No, eh? No, ho provato a dirti che cos'è lavorare con questo tipo di... No, è chiarissimo quello che hai detto, appunto, che il corpo non mente in un certo senso, il corpo no. È il primo canale di relazione con la tua regista. E anche ribadisco questo rapporto stringente, organico tra la risata che nasce però da un sostrato di disperazione, potremmo dire. Quindi siamo sempre in quel passo doppio che vi dicevo prima, questa sorta di sfasatura, di quasi di scissione tra tutta la dimensione del tragico, insomma, che è abbastanza presente, molto forte, però anche questa poi queste improvvise impennate che ci travolgono. Sì, sai, come se fosse una cosa embrionale, no? Che ti parte, poi però Crista la avallava molto e quindi bene, perché il teatro non è solo parola, è anche tante altre cose, insomma. Il lavoro sulla corporeità è anche quello che lega poi i tre amici, cioè Telieghin e anche Astrov. Il mandato di Crista rispetto a queste figure, per consegno a voi per non appunto... Il mandato. Buonasera. Che dire, io interpretando Astrov, che è il medico, lo si immagina, no, in quanto medico, una figura, come dire, tutta ad un pezzo, eccetera, eccetera. Da un certo punto. Rassicurante, eccetera. Allora, innanzitutto non si può prescindere dal fatto che i russi, e comunque questo testo, per quanto possa essere stato adattato, ritradotto, eccetera, comunque ha quella matrice, la matrice di fine 800 russa. E i russi hanno un rapporto con le emozioni leggermente diverso da quello che abbiamo noi. Innanzitutto ci sono le emozioni e c'è l'alcol in scena, che, come dire, coadiuvano l'apparato emotivo di tutti, perché è un protagonista. La vodka è il protagonista tanto quanto il resto del cast, dei personaggi. E dicevo, il rapporto con le emozioni è diverso da una matrice europea, quello dei russi, anche se non ne abbiamo parlato, però te rendi proprio conto, perché si passa rapidamente dal riso al pianto, dalla serietà col quale si affronta un argomento al suo esatto opposto, e questo comunque come strato invisibile rimane nel testo. Dopodiché Crista, nel mio caso, mi ha chiesto di cercare di non essere sentimentale, perché mi toglieva forza. Inizialmente io avevo una visione, sì, forse più sentimentale, e mi ha chiesto di essere estremamente più secco in alcuni casi, e questa cosa qua mi ha inizialmente spiazzato, però poi mi ha dato enorme forza nel poter affrontare i vari passaggi del personaggio, e questo comunque credo restituisca comunque sia un rapporto emotivo con le situazioni che il mio Astrov in questo allestimento affronta. Sì, sono molto d'accordo. Tra l'altro Astrov è la figura forse più stranamente fedele all'originale personaggio scritto da Cecco, ma allo stesso tempo più
più spinto verso dei temi, insomma, legati a c'è tutta la questione ambientale, cadendo anche poi in contraddizione, cioè il discorso che tu fai un po' Greta Thunberg style, poi si contraddice con quello che, e quindi è bello da dei livelli anche, perché poi tu dici sì, tra 200 anni, no, la famosa battuta, tra 200-300 anni sì che saremo felici, dici, ma veramente prima dice, e crea delle sfasature dentro la scrittura che mi hanno affascinato anche questi modi. Sì, io penso che in realtà siano sfasature perché siamo abituati a pensare agli esseri umani come un rapporto di coerenza. In realtà non è così, cioè, nel senso che non è tanto, cioè il lavoro che è stato fatto da Armin nel affrontare, giusto solo per dare un'indicazione, Astrof nel testo originale parla della situazione ambientale del suo periodo storico, che sarebbe stato completamente anacronistico in un allestimento di questo genere, perché si parla della Russia, dei laghi, eccetera, eccetera, di quel periodo storico. Qua è stato attualizzato alla situazione climatica ambientale che stiamo vivendo. La contraddizione di cui tu parlavi, cioè tra il suo agito, tra le sue difficoltà e questa, diciamo, presa di posizione così netta, così giusta, tra virgolette, così utopica, eccetera, eccetera, è una contraddizione apparente, perché poi nell'essere umano convivono in maniera estremamente rapida gli opposti. Di conseguenza, come obiettivo, è stato quello di essere estremamente preciso in una direzione, diciamo, tra virgolette, per intenderci, di giustizia, estremamente preciso nella direzione del suo opposto. Questo senza giudicarlo, ecco. E non, personalmente sono grato di questo, perché non ci vedo una contraddizione, ma penso che sia estremamente... Sì, è una questione vera. Essere un erotomane ed essere un ambientalista convinto. Di con presenza di livelli, certo, sì, sono erotomane, no, povero Astro. È passionale. Comunque. Ecco. Io no. Franco. Non so bene cosa dire, perché. Ma no, preferisco parlare qui, tanto ci si arriva. Quello che ho sentito rispetto a 100 anni prima è il fatto che vivevano lì questi personaggi, i rapporti sicuramente erano diversi. Si spiega tutto attraverso questa serra, attraverso questa periferia, attraverso questa spazzatura che ci è entrata nel corpo in un certo senso, e quindi credo che sia possibile che un personaggio come il mio sia a contatto con il dottor Briaco in una notte di temporale. È interessante, tutto questo è interessante, perché io credo che l'anima di Chekhov esista con tutta questa attualizzazione, ma esista nel profondo della sua purezza, perché lui come percezione sentiva che c'era un qualche cosa che stava entrando, non c'era ancora tutto questo inquinamento, non c'era ancora tutta questa sfaltatura, ma esisteva un senso, un organo che diceva che le cose non andavano così bene. Poi ognuno ha le sue ossessioni, e la rottura, che ci sono volute tante guerre, ci sono volute tante occupazioni, che ha operato Crista, è fantastica, è la forza dello spettacolo, e sarebbe bello che lei scrivesse il suo pensiero, perché è un personaggio, non voglio essere lezioso, ma è un personaggio molto importante per la nostra storia d'Europa ora. Basta. Il
il motivo per cui appunto ho istintivamente legato loro tre, perché come dicevano appunto adesso, hanno questo lavoro sulla corporeità che li accomuna, ognuno, non che gli altri attori e le altre attrici naturalmente non ce l'abbiano, però loro sono legati anche proprio da questo rapporto con l'alcol, il rapporto con una esplosione di impulsi, stati d'animo, sentimenti che... vorrei invece passare a quello che mi è parso da spettatrice, però di una volta sola, quindi devo tornare a rivederlo, riragionarlo, riesperirlo, è invece il lavoro di Ivano Marescotti. Prima che leggendo il personaggio del professore si sente, almeno a me fa questo effetto, una voce molto stentorea, no? Di grande, come se fosse una figura titanica, gigantesca, non solo perché è stato trasformato in un artista d'avanguardia, quindi con altre anche espressività, ma anche perché ho l'impressione che Marescotti abbia lavorato proprio un po' contro questo stereotipo del professore tonante e ci mostra tutta una serie di altre possibilità. Volevo appunto chiederle il suo punto di vista su... Si sa che Serebryakov è un antipatico per definizione, per antonomasia, prepotente, crede di essere un genio, invece abbiamo appurato e abbiamo certificato con la regia che è un trombone, è un personaggio che ha un potere solo là dove gli altri glielo concedono, e in una situazione come quella di personaggi di un momento storico che forse oggi riproposto oggi si ripropone, nel senso che Chekhov non era amato da, cioè era amato da Stanislavski, ma lo proponeva in maniera diversa, tragica, drammatica. Non era amato da Tolstoi, per esempio, perché Tolstoi era dall'altra parte, Tolstoi fa dei personaggi mitici, degli eroi massimalisti, mentre Chekhov fa delle situazioni, dei personaggi, degli pseudo-eroi minimalistici. Qui abbiamo il minimalismo, dove in una borghesia che non ha più possibilità di sviluppo si chiude, tutti vorrebbero andare da qualche altra parte, hanno delle visioni, poi però alla fine non succede assolutamente nulla, succede tutto senza che cambi. Alla fine, come si vedrà, le luci piano piano si spengono in questa cassa da morto, diciamo così, che è questo acquario dove noi ci dibattiamo. Riproporlo oggi non è moderno solo perché ripropone il naturalismo, eccetera, la salute della terra 100 anni dopo, in maniera più moderna, attuale, ma anche perché effettivamente dopo Chekhov, che muore i primi del secolo, avviene tutto. Vengono le grandi ideologie di trasformazione, le grandi utopie che sono tutte finite e morte. Oggi di nuovo forse molte luci si stanno spegnendo perché le cosiddette morte delle ideologie, cioè alla fine questa borghesia che si spegne dentro se stessa, forse si ripropone oggi, e la necessità di utopie esiste ancora oggi, ma non sono certo quelle di Serebryakov, che crede di essere un genio, invece è solo uno stupido, un fallito, un trombone. Noi quando provavamo, adesso qui si è detto prima, riso tanto da ridere, non è uno spettacolo comico, si ride, sì, ma sembrava, oddio, sia da ridere, andiamo a vedere, non è questo, è uno spettacolo molto serio. Quando noi proviamo in assenza di pubblico queste scene molto drammatiche e tese, pensiamo, siccome anche la regia ci ha detto qui, Chekhov fa delle cose che fanno ridere anche, sono umoristiche, sono proprio comiche, di sbaragente, chissà come reagirà, eravamo un po' in apprensione, ma dov'è che si ride qua? A parte Serebryakov che fa il trombone, che qualcosa. Alla fine, dopo la prima,
di ieri sera e la prova generale dell'altra sera ci siamo liberati di un peso, perché la gente ride proprio là dove a volte c'è la tragedia in atto, il dramma più pesante, dove gli attori stessi sono immersi e piangono realmente e la gente ride. Ovviamente si ride come sempre in una tragedia, fin da Shakespeare, Dante, si ride nella Divina Commedia, spesso si ride non per il ridere alla tragedia, ma forse per sopportarla, per superarla, per accettarla. Purtroppo i personaggi di questa opera non è che l'accettano, la subiscono, nessuno esce vincitore da questo dramma, che non è tragedia perché non muore nessuno, però effettivamente diventa una tragedia per il destino dell'umanità se si rimane chiusi in questa scatola senza una utopia. L'utopia per definizione è irraggiungibile, l'utopia, ma l'utopia ti dà la possibilità di vedere una direzione, di fare dei passi verso qualche cosa che pur essendo irraggiungibile però ti dà una speranza. Ecco, i personaggi in questo caso, con le ultime parole tra Sonia e alla fine accettano di morire letteralmente nella loro scatola e forse dopo la morte della Sonia riposeremo. È una cosa di una tragedia così pesante, cioè si ride al punto che meno male, perché sennò si esce dal teatro più depressi di quando si è entrati. E quindi effettivamente serve che si rida proprio là dove sembra più pesante anche. Infatti posso aggiungere, certo. Io voglio solo aggiungere una cosa molto breve su queste parole di Ivano, cioè sì, c'è una qualità di risata, di, se vuoi, diversa. Qualcuno scriveva che quando si ride si fanno vedere i denti, quindi si è pronti a mangiare la vittima, il pubblico, quello che sta a pubblico ludibrio. Tante volte l'origine del riso pare che stia nella fame. Quindi quando si ride in realtà significa sono pronto a mangiarti, quindi sei ridotto così male, sei talmente indifeso che mi fai ridere, perché atavicamente potevo voler dire che ti mangio. Quindi anche questa cosa qua del Vania alla fine sono tutti più o meno a diversi livelli dei frustrati, gente che vorrebbe qualcosa ma non ce l'ha, gente che rimpiange qualcosa che non ha mai provato a fare. E sono temi molto, sono temi eterni, perché quanti di noi, ognuno di noi ha le sue piccole e grandi frustrazioni, e questa riscrittura aiuta molto ad avvicinare lo spettatore a questi personaggi dentro questa bolla di plexiglass di vetro. E quindi credo che questa vicinanza a un certo punto, anche quando si ride o ci si emoziona a vedere certe scene e tutto quanto, abbia una forza in più, cioè quella di unire quello che succede sul palco e quello che qualche volta succede quando si torna a casa dallo spettacolo. Insomma, non è una cosa avulsa, ecco, è una cosa, non è l'attore che fa per il pubblico, ma è il caso di uno spettacolo con il pubblico, anche se in 30 anni di carriera non mi è mai successo di non sentire il pubblico per un'ora, perché siamo chiusi in questa bolla e sentiamo pochissimo le reazioni del pubblico, il che è anche molto interessante. Sentite poco perché siete dentro, quindi... Sentiamo poco perché siamo dentro, sì. Imprigionati, non sentiamo nessuno fuori. Questo cambia... Anzi, ci guardiamo addirittura, ogni tanto capita, invece che vedo lo spettatore vedo la mia faccia e dico ok. Aspetta. Ancora più acquato. Ivano prima segnalava questo tema importantissimo dell'utopia e quindi tutta la valenza anche, diciamo, politica del teatro di Chekhov, no? Come strumento di rappresentazione di individui bloccati che dovevano in qualche maniera provocare poi anche una reazione vitale nello spettatore, no? Lui scrive, l'avete anche riportato nel programma di sala, come vivete male, no? Quindi con un'idea di una
molla che in qualche maniera dovesse provocare una reazione vitale, quindi una riflessione, la possibilità di una trasformazione rispetto a questi destini che paiono totalmente bloccati. Gli unici che sembrano accoglierli con fatalità sono appunto Telieghin, che non si fa più domande, insomma, è pacificato, e Sonia, che, a cui è consegnato il monologo finale, la chiusura, che è sempre una sfida, perché è l'ultima immagine che ci lascia lo spettacolo, che ci lascia il testo, ed è quindi un po' dire la chiusura, il punto della regia. E anche a Beatrice volevo chiedere questo monologo, che è così stato letto in modi così diversi, come una rassegnazione, come una finta rassegnazione, come quali piste ci puoi dare per provare a entrarci dentro con te, col personaggio di Sonia, e a che cosa ci puoi dire senza raccontarci come finisce, un po' una acrobazia anche la tua. Allora, buonasera a tutti, grazie Franco. Insieme a Crista abbiamo ragionato, pensato questa figura, questa ragazza abbandonata sin da piccina dalla figura paterna, la mamma è morta probabilmente quando lei era piccolina e il padre si è risposato con una donna che è poco più giovane di lei e l'ha lasciata nel potere e se n'è andata in città a fare la sua vita. E, comunque, la cosa che a me colpisce è che spesso uno non sa, pensa di desiderare qualcosa però magari non è vero. Cioè, a volte c'è una grande confusione su ciò che desideriamo, perché o se quello che desideriamo magari non siamo disposti realmente a viverlo, abbiamo paura, questo è il caso di Sonia, la paura di vivere è penso un tema che è molto vicino a tanti, poi ai giovani penso in particolare. Affacciarsi alla vita è molto più difficile, a volte no, magari un genitore dice ah ma tanto tu sei giovane, hai tutta la vita davanti, grazie. È forse più difficile avere questo orizzonte così ampio, no? Piuttosto che, insomma è complicato scegliere chi si vuole essere, vedere chi si vuole essere. E il monologo finale, la cosa che mi interessa di Chekhov è che lui, ho letto spesso, diceva non voglio dare lezioni, io vorrei semplicemente far vedere, no, l'uomo così com'è, come lo vedo tutti i giorni, senza dare messaggi. Quindi in questo io vedo una grande, come dire, un grande rischio. Anche nel monologo finale si può dire appunto, può essere una lotta che non dobbiamo vivere, un credere in qualcosa, o piuttosto che una rassegnazione, però già queste sono sempre un po' degli schemi di cui abbiamo bisogno per darci delle risposte. Invece è proprio interessante invece il fatto che crei domande, no? Forse. E la cosa comunque è questa. La voglia di vivere alla fine la vita è più forte della paura, per cui Sonia forse alla fine tenta di dire ok, arrampicarsi, no? Come un'immagine che mi ha dato Crista, per uscire da questo buco, e quindi forse in realtà c'è una scintilla, uno slancio alto, perché non è scontato voler uscire, ecco, dal... Non so se si capisce quello che dico, però... Continuo. Ho finito, basta, non so, ho risposto, va bene. Questo è fatto. Dunque, ecco, la figura che manda, come dire, in tilt tutta la tenuta, tutti che lavoravano prima erano dentro i loro binari, insomma, ci stavano dentro, è Elena, di... Grazie.
che mi ha colpito per una cosa, nel senso che ovviamente Elena è bellissima ed è affascinante, però mi ha colpito anche come Crista con Lucrezia, almeno così mi è parso da spettatrice ieri, lavorassero anche lì su una duplicità, cioè lei in realtà è molto normale, è il deposito dello sguardo degli altri su di lei che la trasforma appunto nella famosa sirena, nella questa figura di maga in un certo senso, che mette tutti sotto un sortilegio. Sembra quasi un po' Tazio, no? Di Morta Venezia, che passa e tutti la cominciano un piferaio. Però la cosa affascinante è che dall'altra parte del vetro, della serra, si vede anche la sua umanità, il suo essere una persona assolutamente normale. Cioè tu, mi sembra che hai tenuto questo doppio passo anche in questo caso tra la percezione di Elena che ha di sé, di essere molto grigia, no? Come dici a Vania, una persona noiosa, e anche però invece questo effetto, questo profumo che sprigiona il personaggio, che ha questo potere ipnotico anche su Sonia, per esempio, non solo sulle figure maschili. Quindi mi ha colpito questo dato di una normalità, però anche no. E quindi volevo sentire anche sul tuo personaggio se c'erano state delle istruzioni, delle suggerimenti, dei tracciati che ti ha proposto Crista. Quali sono? Sì, diciamo che questo personaggio è un po', come dicevi tu, un elemento perturbante all'interno di tutta la storia, nel senso che, diciamo, ha un effetto su tanti personaggi, suo malgrado però. Quindi abbiamo cercato di, diciamo, non lavorare in maniera sempre attiva nel cercare di ottenere una reazione dagli altri, ma appunto di vedersela rimbalzare addosso un po' di riflesso. Infatti è stato molto difficile per me lavorare su questo personaggio, perché io, insomma, è un'energia anche difficile da tenere, perché questa poveraccia, insomma, prende un po' botte da tutte le parti ed è in una relazione sicuramente abbastanza tossica, un po' maschilista e violenta, e però diciamo ha un amico, Vania, che però è innamorato di lei, poi ha tutte delle pulsioni strane nei confronti della vita e nei confronti di questo affascinante medico, e poi si ritrova anche appunto a raccogliere, diciamo, tutti gli altri frammenti che piano piano esplodono all'interno di questa scatola, no? E in realtà è come forse quello che puoi aver colto, non lo so, è che questa umanità deriva forse dal fatto che lei comunque vive e convive con diciamo, come i cocci delle sue speranze che sono infrante e se le porta tranquillamente in mano, cioè ormai ci ha fatto i conti e neanche, secondo me, ha più un desiderio di rivalsa più di tanto, no? Infatti lui più volte Vania più volte la incita a scuotersi, a trovare, diciamo, un modo di uscire da questa infelicità che però la definisce in qualche maniera, e quindi è stata un'energia un po' pallosa da portarsi, insomma, per questi mesi di prove, devo dire la verità. E quindi, insomma, anche ovviamente un po' di differenze con il mio desiderio di invece darle un lieto fine, che però ovviamente non c'è. E niente, quindi, insomma, è un personaggio che molto reagisce, no? Non ha una teoria, una tesi molto, molto forte, e questo è stato difficile da affrontare, perché chiaramente ognuno vorrebbe invece avere in mano le redini del proprio destino, anche a livello di infelicità, però
Questa qua è difficile da fare come attrice perché è molto apparentemente sul filo di una malinconia, anche una mosciaggine, cioè io stessa da dentro interpretandola dicevo, mi veniva da dire dai, cioè fai qualcosa, no? E quindi, però lei è in realtà ha delle cose buone, ha delle cose buone che però suo malgrado poi sfociano, insomma, adesso non vi diciamo magari i colpi di scena, però insomma una creatura, Crista il primo giorno di prova ha detto una cosa interessante, cioè ne ha dette tante ovviamente, però diciamo una mi ha colpito molto il fatto che ha parlato di Yelena come una luce imprigionata in una lanterna, in una scatola, e tutti questi personaggi come falene che sbattono intorno a questa luce qua. E ovviamente essere una luce è una cosa bella, è anche una bella responsabilità da avere, e insomma non ti ci senti sempre tutte le sere, però cerchi di crederci, avere invece tutte queste, ecco, queste falene così ed essere imprigionati è una sensazione che da dentro attraversarla, insomma, non è che ti viene proprio una gran voglia, però lo si attraversa, ecco, anche per come motore per gli altri personaggi di questa storia, quindi ecco, è stato molto interessante per me fare questo personaggio qua, per queste ragioni. E poi concludiamo, perché siamo insomma un po' in chiusura quasi, sì, abbiamo ancora qualche minuto, con Ariella e Federica. Dunque, Ariella Maria, la madre, cioè una madre non molto raccomandabile come madre, no, nel senso che il personaggio è meraviglioso, è memorabile. Certo che è una figura di madre come non, insomma, ci aspettere, è più materna Marina, sinceramente. La madre vera è lei. Ipercerebrale, sempre con la faccia dentro un libro, molto innamorata del genero, dell'ex genero, insomma, il professore, ora regista d'avanguardia. E però Maria osserva, è proprio persa dentro, come l'ha immaginata? Ormai hai detto tutto, perché praticamente questa... Io sono la madre di Vania, ho perso una figlia, la mamma di Sonia, e un personaggio Astrov dice di me che non sono riuscita a elaborare il lutto. E un altro, mi pare Ivano, dice che sono un po' stupida. E tra tutte queste cose io mi rifugio nei libri. Devo dire che in questa regia, perché Chekhov l'ha scritta come una vecchia, è molto ancorata al passato. Invece questa qui, io ho capito cosa dovevo fare, perché mi hanno messo in mano un libro con un autore, un'autrice che non conoscevo per nulla, che si chiama Judith Butler. Allora io sono andata subito a vedere chi è questa qua, e questa è una vivente, molto femminista, allora ho capito che dovevo fare una cosa moderna. Però ecco, comunque sono un po' svanita e mi rifugio nei libri, ancorata al passato, perché odio la nuova moglie sua, perché è giovane e comunque ha sostituito mia figlia che è morta, e spero anch'io di essere la protagonista di un film. E soprattutto non capisco nulla di quello che mi accade attorno, cioè le sofferenze di Sonia, di mio figlio, di nessuno. Sono così chiusa su me stessa con questo dolore, probabilmente un po' con un po' di Alzheimer, diciamo, di demenza, e
e sono felice quando vedo il mio genero, perché per me lui è sempre il mio genero, e più, come sappiamo, quando uno fa televisione o fa il regista cinematografico è un dio. E questa è la fotografia della famiglia, ecco, una bella famigliola. In quanto al tragicomico, io penso che Cecco proprio parla della vita, perché anche noi alle volte ridiamo in situazioni tragiche, oppure si passa abbastanza facilmente e velocemente dal riso al pianto e viceversa. Quindi la vita è così, e basta, ho finito. Federica Fabiani, Marina, che apre lo spettacolo, ha una bellissima pantomima iniziale, mi sono divertita molto a guardarti, ed è un po' così, il porto sicuro un po' di molti, non può fare molto, però è una presenza molto calda. Che cosa... Allora sì, io sono, diciamo, la governante, la nutrice di Sonia, la cosa a cui ho pensato per questo personaggio, per dire, era la badante di mio nonno, che era ucraina ed era una donna concreta. Allora ho pensato che in questo spettacolo c'è come una differenza tra chi nella vita si può permettere di pensare al futuro, all'arte, e chi invece deve arrabattarsi tutti i giorni con le cose concrete e risolvere i problemi. E se uno sta male, io offro da mangiare. Se uno non sta bene, ti do un tè. Cioè, accudire gli altri con la concretezza dei bisogni dell'uomo. Quindi il cibo, il sonno, e va in tilt perché con l'arrivo di Serebriakov e la nuova moglie, tutti i ritmi della casa vanno in tilt, quindi non c'è più la quotidianità e dell'accudimento della casa e della famiglia. È un personaggio che non si lascia andare troppo ai trasporti tragici, ma li prende cercando sempre di riportare a un sorriso, a una positività, di far ritornare tutti i conti. Quindi è un personaggio che cerca proprio la concretezza, cioè un po' perché, come dire, i tre quarti delle persone che vivono nel mondo si occupano di questo, no? Domani devo andare a fare la spesa, stasera devo cucinare questo, perché questo è la vita, questo è quello che rincuora, questo è quello a cui ci si aggrappa, e lo si fa con questo, con un sorriso. Per cui quando uno degli altri personaggi gli dice, dicono che sono un parassita, dico non ti preoccupare, bisogna vivere in qualche modo, e gli dà da mangiare. Cioè, questo, cioè il divario. In questo spettacolo ci sono le varie sfumature dell'umano. Quindi c'è appunto quello che è stato l'uomo di cultura, quello che voleva esserlo, quello che... Cioè, quindi tutte le sfaccettature fino ad arrivare a, senza fare piramidi, cioè comunque mi sento come dentro il grafico dell'uomo dal Neanderthal. Cioè, come dire, adesso questo può creare un giudizio, ma non c'è giudizio. Come se sono tutti sulla stessa linea, ma tutte le sfumature dei colori come in una scatola di matite colorate. E Chekhov le ha messe tutte lì, nella stessa casa, a confronto. E questo mi piace. E mi è piaciuto di questa regia, rispetto a molti Chekhov che ho visto, per quanto sia la prima volta che faccio un Chekhov, che spesso i personaggi di Chekhov vivevano nel passato, no? Quindi come si stava meglio, quando si stava peggio. E invece in questo caso è il presente, no? Cioè adesso come si sta. Cioè, e questo è quello che mi ha portato un po' alla concretezza di questo personaggio, ma credo che sia il lavoro su cui abbiamo lavorato un po' tutti, ecco. Grazie. Siamo quasi in chiusura, grazie mille.
Vorrei fare un'ultima domanda a Krista prima di salutarci. Allora, ci dai un'ultima, come dire, chiave d'accesso per chi dovrà vedere lo spettacolo? Molti non l'hanno ancora visto. Una sorpresa, insomma, sarà, immagino, una sorpresa. Se ci consegni appunto un ultimo tuo commento su quello che andremo a vedere. Va bene così. Troppo, una domanda troppo libera, troppo. Mert mindenki úgy nézze, ahogy nézni. Non riesco a dare una chiave di lettura perché tutti dovete vedere questo spettacolo come volete. Az én munkámnak a magas stressz faktora az pont ez, vagy fogalma nincs, vagy akik nézik, azoknak mi van a fejében és hogy nézik. És az, amit én odarakok, az hogy hat. Tehát az én munkám az, hogy hasson. Az ismeretlenbe belemegy valami, és az Proprio questa è la parte più stressante del mio lavoro, è che non riesco a capire esattamente l'effetto sugli spettatori, cioè non riesco a vedere cosa succede nelle teste degli spettatori, cioè non capisco che se le mie intenzioni, cioè quanto possono essere cioè, come posso ottenere proprio esattamente quell'effetto che volevo ottenere con quello che ho fatto. Minden egyes produkció olyasmi, mint egy repülőgépből való kiugrás, amikor az ember nem tudja, hogy a hátizsákjába, a hálózsákját rakta, vagy az ejtőernyő. Cioè, ogni regia, ogni lavoro per me è come quando qualcuno si butta fuori da un aereo e poi non sa se nello zaino c'è il, come si dice, il sacchetto, sì, la paracadute, oppure come si dice, il sacco in cui si dorme, non so, sacco a pelo, se c'è il paracadute o il sacco a pelo. Domande, se non avete curiosità, allora appuntamento a teatro.